sostanza l'orgoglio sta nell'ultima affermazione della FIFI, quella che dice guardate che finalmente abbiamo provato a scommettere sulla cultura come luogo, come opportunità di lavoro. Quindi questo è un dato forte, è una scommessa, perché quando ha cominciato a parlarne sembrava una cosa, dice ma qua non c'è tradizione, non c'è abitudine. In un momento come questo bisogna andare oltre le tradizioni e le abitudini, bisogna rincorrere questa cosa che si chiama, insomma, che molto spesso ha riattristato questo paese, non solo la città ma l'Italia, che è la creatività e l'inventiva. Lucila Del Sando, venendo in questo ente, ha rappresentato questa cosa, dice porto un'idea e di queste idee, insomma, che ne arrivino pure altre. Qua la nostra città sarà disponibilità, abbiamo aperto la porta a un'idea e abbiamo cercato di farla entrare, di farla nostra. Questo è lo spirito un po' positivo. L'altra cosa è quella che non deve essere una preoccupazione ma una conseguenza. Dice fatto questo corso, quindi che non aggiungo niente, che è positivo, che è fatto bene, ringrazio la Scuola Nazionale dei Trasporti perché ha saputo strutturarlo nel modo adeguato. Quello essere conseguente, dare aiuto al lavoro, quindi io non è che ci sarà una, non affermo che ci sarà una condizione di monopolio, però se ci sarà, se si riuscirà a realizzare un'impresa al termine di questo corso, che diciamo che non faremo trattativa privata, ma ci sarà una condizione di sicuro trattamento diverso da parte della provincia già per le sue manifestazioni, per le cose che faremo, perché questa cosa è un po' figlio nostro, come si dice, partendo da, quindi sarà naturale utilizzare questo in primis come interlocutore per gli eventi della provincia. Si dice, questo serve per dare coraggio, insomma, a coloro che partecipano, non c'è un orizzonte smarrito, fate questo corso, si acquisisce una professionalità, già questa istituzione vi dice che non solo ha finanziato il corso, ma farà di tutto per farvi lavorare, insomma, che voi... È vero che si può andare, come dice Piergino, fuori di qua, però tanto è facile andare dopo essere stati accreditati al proprio territorio, col curriculum, io ho fatto questo per la provincia della Spezia e mi presento a Massa e a Lucca, finché non li facciamo lavorare qua, quindi questo è un impegno che dobbiamo assumere.